Nata il 20 settembre 1899, ebrea, ungherese, arriva a Roma nel 1928. Qui diventa la fotografa del bel mondo. L'unico fotografo di Roma sono io, è una delle sue frasi più ricordate. Lei è Gitta Carel ed oggi parliamo della sua storia. Sono Giovanna Bernarecci e questa è Radio 21 Aprile Web per la fotografia, o meglio per la filofotografia. Gitta Carel, parte prima. Forse era di modeste origini, ma se così fosse riuscì a farne perdere le tracce davvero bene. Figlia di un Ignazio Klein e di una Lotti Sonnenberg, prima di ribattezzarsi Carel, seguì un corso di fotografia a Budapest. Poi fece apprendistato a Lipsia e a Vienna, ma i maligni dicono che si tratta solo di ipotesi. E nel 1924 la ritrovi in Toscana. Ha 25 anni e ormai il suo tempo nascosto, diciamo così, sta impallidendo. A Firenze Carel entra nei salotti della buona società a partire dall'ambiente mitteleuropeo che si riunisce a Fiesole. Pittori, musicisti, storiche dell'arte. Là tesse relazioni, raccoglie contatti. Poi si sposta a Milano, dove nel 1926 realizza lo scatto che cambierà la sua carriera, o forse meglio, che aiuterà lo sbocciare della sua carriera. È un bimbetto vestito da balilla. Gli anni sono quelli, d'altronde. Lei dirà che era un bambino bellissimo, occhi azzurri e capelli neri, incontrato, per caso, per strada. Anche se sembra che fosse il figlio della padrona della pensione dove Gitta abitava. Quella foto sarà scelta come manifesto di propaganda e da lì la fama di Gitta Carel sarà in continua ascesa. Arriva a Roma nel 1928 Gitta Carel e qui apre il suo atelier, prima in via Oriani, poi a Piazza del Popolo 3 e infine in via Vico, lì vicino. Per farsi fotografare, anzi ritrarre da lei, le personalità ed i patrizi e le patrizie dell'epoca sono disposte e disposti a lunghe attese per poter fissare un appuntamento inserendosi nella sua fitta agenda, scritta su un taccuino che Carel, dice Elena Canino, scrittrice meno giovane di lei di un anno e che per 4 anni fu la sua segretaria. Un taccuino che Gitta teneva come un messale, pieno zeppo dei nomi dei politici e dei mondani di Roma. E non si tratta solo di attesa. Nel 1931 un suo ritratto in 3 copie costa 2.000 lire, circa 3.000 euro di oggi. A introdurla alla famiglia reale, che avrebbe fotografato insieme con tutti gli altri personaggi dell'epoca, era stata Sofia di Grecia, esiliata in Italia. E da allora la fama di Gitta Carel e la sua sapiente gestione dei contatti con la gente che contava crescerà al punto che, nonostante le leggi razziali, le fu concesso di restare a Roma, purché nell'anonimato. Ma appena poco prima, nel 1936, avere un suo ritratto era uno status symbol non rinunciabile, il che fa di lei una specie di pittore di corte sfuggito all'epoca rinascimentale. I suoi ritratti sono esplicitamente, quasi platealmente ritoccati. Volevano che facessi vedere la loro bellezza, anche quelle e quelli che di bellezza non avevano proprio, dichiarerà più o meno con queste parole Gitta in un'intervista. La tecnica che utilizzava era quella appresa in gioventù, quando dominavano la scena i pittorealisti, che ritenevano la fotografia una forma artistica vera e propria e la realizzavano con stampe flu ed effetti sgranati, ritocchi, modifiche, che imprimevano all'immagine fotografata l'aspetto di un acquerello o di un'incisione. Gitta rilesse tutto questo restituendo immagini prive di fronzoli e aggiunte nascoste nei sapienti ritocchi dei negativi, ritocchi che effettuava manualmente raschiando direttamente le lastre di vetro con uno strumentino tagliente, il tutto in una luce dosata con precisione millimetrica.
volitiva, capace di estreme durezze se toccavano il suo lavoro. La famosa frase «Sono io il solo fotografo di Roma» fu pronunciata quando scoprì che Eda Mussolini, da tempo sua cliente e amica, aveva scelto per il suo matrimonio con Galeazzo Ciano un altro fotografo. In grado di far causa a chi cercava magari di sottrarre il suo diritto d'autore sui suoi ritratti, intelligente, al punto che c'è chi la chiamava strega, di aspetto piuttosto virile, eleganza propria, sobria, originale, non bella e non brutta, lo sguardo intenso e severo, di Gitta Carel si è detto tutto e il contrario di tutto. A fronte di chi, Roberto Duilio, afferma che il lavoro di Gitta leviga una sintesi espressiva che salda in accattivante dialettica le tensioni e i contrasti tra avanguardia e tradizione che segnano il dibattito artistico dell'epoca fascista, c'è chi, come Michele Smargiassi, la definisce nulla più che un'abile artigiana, capace solo di utilizzare tecniche già note per soddisfare la vanità dei suoi e delle sue fotografate e fotografati. Va detto però che nei suoi detrattori, e non sono pochi, quel che più si sente è l'impossibilità, o meglio la non volontà, di perdonare la sua ingenua complicità, così la chiamò Susan Sontag, con il fascismo e i suoi personaggi di spicco. Non basta neppure il fatto che dopo la guerra sia stata chiamata a fotografare non solo politici come Andreotti, e forse anche questo non l'aiuta, ma anche il Papa e semplici personaggi famosi come ad esempio Walt Disney. Che Gitta Carel sapeva come muoversi è noto, è l'impietosa conclusione. Anche se qualche dubbio, alla fine è lecito porselo, riguardo a questa sua capacità, o quantomeno alla permanenza di questa sua capacità, considerando che, diventata cittadina italiana nel 1959, 10 anni dopo lasciò l'Italia e si trasferì in Israele, dove morì nel 1972, in totale indigenza, per avere speso molti dei suoi danari per aiutare lontani parenti e sedicenti amici a raggiungere anche loro la terra promessa, Eretz Israel. Sono Giovanna Vennareci e ti ho parlato di Gitta Carel, nata in Ungheria nel 1899, morta ad Haifa nel 1972 e vissuta a Roma tra il 1929 e il 1969. Questa è la prima puntata di Filofotografia, Radio 21 Aprile Web per la fotografia, appunto. Le citazioni sono in sinossi e la musica è sotto licenza artlist.io.